il primo lavoro lo facciamo su un po' di conclusioni al ferro. E, allora, prima scendo, mano destra, cambio che voglio, due palleggi verso il centro, secondo tempo a chiudere di qua. Quindi ritorno sullo stesso lato, attacco verso sinistra, arrivo, attacco forte verso sinistra e torno a chiudere da questo lato di qua. Via, uno. Il passo deve essere fatto più o meno allo smile. Cambio. Bravo. Vai, cambio rapido, uno. Sì, guadagna più spazio dopo la sedia. Cambi, avanti e poi ne fai un altro. Due. Via. Oh, bravo. Tre. Tu quando superi l'uomo devi andare in propulsione proprio. Veloce, avanti. Quattro. Continua il canestro, la mano è attiva. Sei. Adesso chiudo, cioè arrivo, sempre cambio. Due palleggi di destro. Secondo tempo a tornare a sinistra. Vai, vai, uno. Buono. Non pestare i piedi, eh. Non devo far rumore, se pesti il piede non salti più. Vai, cambia velocità. Cinque. Buono, otto. Bene forte sulle caviglie, eh. Nove. Attacchiamo doppio cambio, quindi chiudiamo sul fondo, arrivo, stavolta 1, 2 e chiudo in secondo tempo, stessa mano, stesso piede. Quindi arrivo, mi proteggo per anticipare, in questo modo, ok? Salto sulla stessa gamba, ho il piede scoordinato apposta perché ho battuto, devo anticipare il lungo, vado a tirare, vai. Uno. Bravo, così, cinque, buono. Sei. Anche qua, doppio cambio, arrivo, salto sulla gamba destra, mi appoggio. Sempre due te ne servono. Uno, dai, 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 forza, forza, forza. Bravo, così, quattro. Cinque. Oh, bellissimo. Adesso stiamo sempre di qua, stiamo solo un po' più bassi. Arriviamo alla sedia. Faccio il cambio di mano, mi fermo un secondo, parto in virata e poi due palleggi e venite a chiudere di qua. Quindi facciamo il giochino come se dovessi andare sul blocco, ma il mio difensore poi non guarda. No. Parto basso, stretto, prendo la linea di fondo. Conclusione libera, quindi posso fare arresto a due tempi, posso andare di là, posso fare il secondo tempo, questo non mi interessa. Arrivo piano come se facessi quando lo portavano sul pick and roll. No, arrivo, cambio, guardo un secondo, via, vado e poi vado su a tirare. Qua, dritto qua. Qui fai il cambio. Perché se tu stai qui, fammi una virata e op, esci dal campo. Qua, questo è solo il punto di arrivo, è come se fosse un cono. Vai, devi proprio fermarti, no? Tu arrivi, il difensore ti pressa, stai per andare sul blocco, capisci che non va, vai via. Sotto le gambe, ti fermi, bravo, stai stretto, eh. Poi, buono, stai basso, pronto a partire. Non devi già pensare alla virata. Ah, due cose, non devi già pensare alla virata. E poi puoi fare più palleggi, non è uno solo. Vai, due. Tre. Cambio, stai basso. Ok, di qua, stessa cosa, perché lui ti spinge sul blocco, ti lascia lo spazio, poi la farai 10 volte all'anno sta roba, se va bene.
cambio, ti fermi, non partire già, ti fermi, spezza le cose, arrivi, cambio, leggi cosa succede, ti fermi, boom, perché qui io ho il difensore che mi sta tamponando, vieni, lo facciamo senza sedia, lasciala là, vieni, sei contro di me, no? Qui tu, bravo, mi tieni, io sto così, hai là e vai via, bravo, oh, bravo. Se non ti dai il tempo e fai tutto a velocità costante, anche se è veloce, il difensore poi si adatta. È il cambio di velocità. Tu arrivi piano, ti fermi, guardi, non c'è, veloce, vai. Se fai tutto velocino, non serve a niente. Via, di là. Bravo. Occhio all'accompagnata, due. Vai, va bene. Via, bravo, così. Tre, andiamo, va bene, cioè quel giro dorsale lì devi andare a 300 all'ora, perché impari a sfruttare la pressione fisica che ti mettono contro di loro. Io lì ti presso, no? Ti voglio mandare sul blocco, vedi lo spazio di là e scappi, vai, basso, giù, via, via, bravo, così, bene con l'angolo di tiro, bravo, vai, piano, fermo, via. Bravo, chiudi bene. Buono, bravo. Allora, adesso partiamo. Giù palla di qua. Strappo. Uno, due palleggi, passo laterale. Arresto e tiro. Guadagno spazio, eh. Buono. Non male, non chiudere troppo i piedi, eh? Occhi sul ferro, bello, bravo. Uno, aspettava il conteggio lui, vedi? Due, quando fai il primo passo è lì che guadagni spazio. Cioè tu qui batti l'uomo lungo col secondo, che vedi fai un palleggio due passi, col secondo ti separi. Ma è il primo che guadagna spazio. Se tu il primo palleggio lo fai qui, sei costretto a tirare da lontano. Ma invece quando strappi la palla ti butti avanti, uno, due, e poi vai a tirare. Bravo. Questa è una distanza di tiro onesta. Bravo. Bello, bravo. Questa la teniamo, eh. I piedi sono tutti giusti adesso, eh. Adesso è più laterale che indietro. Lui andando a destra deve fare questo per avere il destro avanti, tu andando a sinistra, lato avanti. La spalla sinistra punta al ferro. Vai. Bene il primo palleggio sempre, eh. In avanti. Boom. Buono, bravo. Fa niente, no, ma perché ti arrabbi? Perché hai sbagliato, non era un mattone. Tu stai tirando, cioè ti stiamo raddrizzando i piedi, di solito lo fai al contrario. Non ti puoi sentire in equilibrio sempre, capito? Ci sta che qualche tiro lo sbagli, dai. Te, hai visto? Uno. Due. Tre. Non volevi neanche tirarlo, vero? Avevi i piedi talmente fuori equilibrio. Ma lì, non tirarlo per forza. Ti fermi, torni indietro. Sai quante volte succede che prendi... Io stavo facendo un lavoro l'altro giorno, quelli uguali a quello che abbiamo fatto sul pick and roll. Cioè, arrivavo e non so per quale motivo dovevo fare... Pam pam, girare e mi continuava a scappare la palla. Ci credi che ho rifatto la stessa ripetizione 4 volte perché avevo la sedia e continuavo a passargli la palla qua. E non è realistico. Non sei in equilibrio? Fai. La riprendi, torni indietro, rifai. Bello questo. Questa non era da rifare.
Adesso invece andiamo proprio diretti. Quindi bam, uno. Sempre tu, se parto di sinistra tocca a te. Forza. Uno. Questo manco la rete ha mosso. Quattro. Cinque, doveva togliere il tappo lui. Dai, 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 forza. 8. Dai, chiudiamo. 2 su 2. Sei, dai. La tabellata vincente.